Metropolis Calcio, Massimo Scarinzi, ciao. Ciao Stefania, buon pomeriggio. Ciao Riccardo Signori, ho fatto un mix dei nostri ospiti. Ben trovato Riccardo, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, dobbiamo affrontare una giornata impegnativa perché l'argomento è forte. C'è Allegri che, insomma, ha avuto questa notte da leoni, nel senso che lui era un leone un po' senza filtri, si è scaricato anche contro un direttore in particolare, che è Guido Vaciago, direttore di Tutto Sport. Di Tutto Sport, insomma, come si analizza Allegri, signori, nel post partita e anche un po' nella partita di ieri? È sbroccato. Beh, probabilmente è rimasto troppo tranquillo per buona parte della partita, dopodiché non ce l'ha più fatta, perché buona parte della partita fondamentalmente, quando si è visto negare un rigore grande come una casa, poteva anche arrabbiarsi. Invece è rimasto tranquillo, dopo ha fatto fare i fuochi artificio, prima contro l'arbitro Rocchi, che è il capo degli arbitri, ma col quale si è scusato. Poi con Giuntoli, come si è visto da alcune immagini, con il quale non c'è bisogno di scusarsi, perché evidentemente i rapporti sono difficili da un po' di tempo, soprattutto da quando Allegri ha scoperto che dietro le spalle stavano già prendendo un altro allenatore, altri giocatori, eccetera. E infine con Guido Vaciago, che è l'ottimo direttore di Tutto Sport, un collega che ha lavorato per tanti anni a Milano e che si è visto effettivamente minacciato e insultato. E qui Allegri ha fatto un errore clamoroso. Perché posso capire che un allenatore che si sente tutto l'anno nel mirino dei tifosi, della stampa e anche magari da dietro le quinte della società salti un po' per aria, però tra il saltare per aria e il minacciare c'è una bella differenza. Quindi a Vaciago va il nostro apporto e il nostro sostegno, anche se lui è uno che sa farsi valere da solo. Anche Russo, in Unione Stampa Sportiva Italiana, ha mandato il suo sostegno a Vaciago con un comunicato. Credo che Allegri qua abbia sbagliato di grosso, ma ripeto, comunque capisco l'uomo, nel senso che dopo un anno passato così in maniera infernale ci può essere un momento in cui la testa si ottenebri. Ecco, sì, una rissa che forse però si poteva, come qui non c'è solo il calcio in mezzo, c'è anche il lato psicologico umano di tutti noi, cioè prima di arrivare al momento dell'esplosione non c'è un percorso, nel senso, perché Allegri ha incassato così tanto rancore forse rispetto a alcune cose per poi così sul finale? Ma secondo me quella poi è una delle sue grandi qualità, che è successo di tutto quest'anno, lui è sempre stato tranquillo, e come dici tu, ha incassato la Juve da 3 mesi che sta facendo molto male, 2 vittorie in 15 partite, questa è la terza vittoria in 16 partite. Probabilmente nelle ultime 2 settimane gli è stato ufficialmente comunicato che non sarà l'allenatore della Juve per la prossima stagione, e ha preso questo finale di partita un po' per aiutare la squadra nei minuti finali, con tutta quella scena nei 6 minuti di recupero che ha spezzato il ritmo, un po' per prendersi delle rivincite contro Giuntoli sicuramente, perché il rapporto tra i due è a zero. Poi c'è questo episodio ovviamente da condannare rispetto al direttore di Tutto Sport, che lui ha accusato di essere troppo vicino alla società, di passare le notizie che la società vuole anziché la verità. Ecco. Però le aggressioni fisiche, più che altro le minacce, ti aspetto sotto casa, sono cose indecenti. Poi io non lo so, signori, però poteva anche provare a parlare col direttore prima, no? Se avesse avuto una grande problematica comunicativa invece di arrivare alle minacce. Nel senso, non mi è piaciuto l'articolo che hai scritto su di me, perché? Oppure c'è qualcosa che non si sa, per cui non era così facile smaltirsela? Ma lì certamente ormai le società tengono lontanissimi i giornalisti, e quando li tengono troppo vicini evidentemente ci sono delle connessioni, delle convivenze che magari uno dietro le quinte capisce, ma uno dal di fuori non capisce. Ecco. È evidente che qui comunque l'errore più grosso è della società. C'è una società che non ha mai difeso l'allenatore, che l'ha sempre mandato avanti, anche l'anno scorso quando c'erano tutti i problemi, l'unico che metteva la faccia era Allegri, e quindi è evidente, mettiamoci pure che con Giuntoli non c'è feeling, è evidente che la società doveva essere lei a fare da guardiaspalle all'allenatore e semmai intervenire. Invece la società pensava soltanto a salvaguardare se stessa,
cioè i propri dirigenti, nonché capo supremo. Capo supremo che fra le varie cose è uno che non tirerebbe mai fuori i soldi, parlo di Elkan, non tirerebbe mai fuori i soldi per la Juventus, piuttosto li tira fuori per la Ferrari. Chiaro che, questo, che queste situazioni poi creano dei problemi interni, e dei problemi interni, se uno ha delle buone spalle, sa reggere. A me sembra che Allegri comunque abbia delle buone spalle, però stavolta evidentemente, siccome ha visto la Coppa ed è un, come dire, una sorta di saluto, un segno della sua chiusura, probabilmente vedendo questa cosa non ha saputo più mantenere la tranquillità, se non la tranquillità direi la freddezza per essere critico ma non essere pericoloso, minaccioso. Telefonata, pronto? Buongiorno Stefania, buongiorno a te e ai tuoi ospiti. Buongiorno, prego. Sono Rosario Interista, ma io penso che Allegri comunque l'anno prossimo prende un bello stipendio senza fare niente comunque. Ma poi la partita di ieri sera, naturalmente ha giocato la stessa Juve, quella da stiamo tutti indietro, chi ha fatto la partita è stata l'Atalanta, la Juve effettivamente non ha gioco e intristisce i juventini e chiunque, chi ha fatto divertire ieri è stata l'Atalanta, che ha fatto una bella partita, però è stata sfortunata, va bene, ma loro vivono su quello, su un contropiede, loro vivono su quello, la Juve, non sul gioco. Rosario, cosa grazie. Ne pensano i tuoi ospiti? Ciao, grazie, ciao. Facendo riferimento a questo, anche le ultime parole di signori, Massimo, forse aver vinto la Coppa è stata come comunque una liberazione finale per Allegri, per cui si è sentito anche giustificato per togliersi alcuni sassolini. Sì, un po' quello. Poi non bisogna trasformare la Coppa Italia nella Champions League, che è l'altro rischio che un po' si fa in queste ore, però sicuramente finisce un triennio dicendo al successore che se non vince almeno un titolo ha fatto peggio di lui. Chi si prende la Juve in questo stato? La Juve ha un organico da terzo quarto posto in questo momento. Quindi chi si prende la Juve va a giocare una Champions con una squadra che ha una serie di complessità di organico, va a giocare un campionato dove l'Inter è sicuramente molto distante per forza, e poi bisogna vedere Milan, Napoli, Roma come si comportano sul mercato, quindi lascia un segno di almeno di aver vinto una Coppa in tre anni. Da casa leggiamo un po' di messaggi. Vergognoso il comportamento di Allegri, auguriamoci una squalifica pesante, scrivono. E poi un altro amico: Allegri anche questo, prendere o lasciare, comunque dal suo carro non sono mai sceso perché titoli ne ha portati molti. Penso che abbia ragione questo signore. A parte, io sono dell'idea contraria al signore che ti ha fatto prima. La Juve ieri ha fatto una bella partita, ha giocato bene, nettamente meglio dell'Atalanta, che ha dimostrato i suoi limiti che spero abbia capito per riuscire a vincere la finale di Europa League, perché ieri Atalanta è stata timida, non ha avuto davanti una forza, un peso specifico, si è lasciata ingabbiare dalla Juve. La Juve ha giocato molto bene in contropiede, per certi versi mi ha ricordato il contropiede vincente. Si è frizzato signori. Prego, siamo noi allora. Continuiamo, si è frizzato, certo. Signori, dicendo che effettivamente Allegri ha avuto una serie di problemi in questi anni. Non dimentichiamo mai che sono tantissime le cose successe, l'inchiesta, la penalizzazione. Il fatto che lui comunque si è sempre qualificato in Champions, poi non l'ha potuta giocare quest'anno, è un altro tema. Quindi quando si guarda l'esperienza di Allegri bisogna anche un po' guardare a quello che è stato, quello che è stata la squadra in questi anni. Assolutamente, pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio. Certo è che la questione di Allegri, chiedo a te Riccardo Signori, ha un po' oscurato quello che poi è la partita, volente o nolente, nel senso che magari è un bene, questo non lo so, dipende dall'analisi che facciamo della finale di ieri. Diciamo che però la vittoria portata a casa, adesso si parla solo delle sue reazioni in particolare. Effettivamente è vero, cioè queste reazioni hanno, che poi è sempre la nostra storia italiana, cioè noi pensiamo sempre a quello che non avviene sul campo, ma a quello che avviene sul campo, perché è un difetto italiano anche dei tifosi, effettivamente. La partita era una partita che comunque era una buona partita, la Juve aveva meritato nettamente di vincere, gli hanno negato anche un rigore solare, l'Atalanta dovrà pensare bene a questa partita per riuscire a evitare questi errori anche nella finale Europa League. È un peccato, esatto, che questa partita della Juve, questa vittoria sia stata oscurata da questa situazione di Allegri, ma forse
era meglio che i dirigenti lavorassero prima. Era meglio che i dirigenti? Lavorassero prima, cioè cercassero di evitare tutta questa situazione di attrito. Ecco, forse l'attrito nasce anche dal fatto che stanno emergendo sempre più notizie di nomi più concreti, in particolare uno. Sì, nel senso, Thiago Motta sembra essere lì lì per chiudere, anche se bisogna sempre vedere lui che cosa vuole fare, perché è un allenatore molto, molto ambito, molto ricercato in giro per l'Italia e per l'Europa. E questo probabilmente Allegri non è andato giù, essere stato messo alla porta così, senza attendere neanche la fine della stagione, ma ormai sono un paio di settimane che tutti hanno la certezza che è stato praticamente esonerato Allegri, e da qui la sua reazione, forse piccato dei 6 scudetti, delle finali di Champions, delle 5 Coppa Italia che ne fanno l'allenatore che ha vinto più Coppa Italia in Italia, superando ieri ha superato Mancini nel numero di Coppa Italia vinte, quindi non gli è andata giù, diciamo. E invece ai tifosi poi andrà giù, nel senso che Juventus lascia Allegri nel cuore del tifoso bianconero, vista questa ultima reazione, e che emozione poi si può avere con l'arrivo del nuovo a questo punto? Allora, visto i giocatori che ha, lascia la miglior Juventus possibile, perché io sfido chiunque a riuscire a fare un campionato così, coppa eccetera, con questi giocatori. Ieri pronti via, il centrocampo della Juventus era un centrocampo dalla squadra di secondo e terzo rango, non certo la squadra di primo rango. I giocatori hanno dato quel che avevano, ieri si è visto che appena Rabiot riesce a giocare un po' meglio del solito, già le cose vanno meglio. Quindi vuol dire che tu, Juventus a società, hai lavorato male sull'acquisto dei giocatori, devi lavorare meglio. Che squadra lascia? Beh, lascia una squadra che, come diceva Mancini, vincere aiuta a vincere. Quindi se ha vinto questa Coppa, probabilmente il prossimo anno, se i dirigenti lavoreranno nel senso giusto, avranno una squadra più forte. Lascia comunque a successore una situazione difficile. Io fossi in Thiago Motta non ci andrei alla Juve, per esempio, questa volta. Magari il prossimo anno, quando la Juve magari sarà ancora lì a mezza via. Ma quest'anno, andarci adesso e vincere il prossimo anno, o perlomeno fare un grande campionato, fare delle grandi cose, beh, insomma, io penso che non sia facilissimo per alcun allenatore. Lui ha detto lascio una Juve vincente, se la lascio, però... Sì, lui ha detto ma sembrava anche dalla sua uscita, certo. Quello che dice Riccardo, nel senso, ieri comunque ha giocato Nicolussi, che è una giovane promessa a centrocampo, è una serie di giocatori che effettivamente non sembrerebbero essere da Juve. Vlahovic ha dimostrato di saper fare gol pesanti nella partita importante, ha segnato 2 gol, poi uno annullato. La Juve deve ripartire un po' da lì, da Vlahovic-Chiesa, costruendogli attorno poi un'ossatura. Allora, sentiamo le telefonate, pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo solo dire, svelta, il pallone è rotondo. Il pallone è rotondo, quando gli dai il calcio va dove tu hai calciato, non c'è niente da fare. Studiare questo vuol dire non arrabbiarsi in campo, ma divertirsi, anche se la tua squadra perde, fa niente. Bene, grazie, un saluto. Poi a volte il calcio non è poi divertente quando succedono alcune cose che ovviamente sono queste. Abbiamo vinto la Coppa Italia, contenti tutti, era l'obiettivo minimo di quest'anno, ora Allegri, ciao è stato bello, ma basta, Thiago Motta, dagli è tutta. Saluto da Pianezza. Però sai, su questo obiettivo minimo fino a un certo punto, perché la società quest'anno gli ha chiesto qualificati in Champions e magari porta a casa qualcosa in più. La Coppa Italia gli permette di giocare la Supercoppa Italiana, la Final Four di Supercoppa Italiana con 20 milioni di euro assicurati di incasso, poi gli fa giocare la Champions League, quindi è vero che non ha fatto una stagione strepitosa, però è anche vero che ha ottenuto, certo attraverso un gioco molto brutto, quello che la società chiedeva. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno? Chi parla? Nessuno, allora parleremo tra Stefania, poco. Stefania, sono Roberto. Roberto. Ciao Stefania, sono Roberto. Ciao. Da Vigevano. Prego. Niente, allora Allegri tra me ha sbagliato completamente. Ha sbagliato del tutto, è stato un gran maleducato,
sono gesti che non si fanno, soprattutto con un giornalista, con un direttore di Tutto Sport. Evidentemente la persona della testa ha sbagliato completamente. Poi, per quanto riguarda la partita di ieri sera, secondo me l'Atalanta alla fine il pareggio ci poteva stare, non avrebbe rubato niente, ci poteva stare l'1-1 e i tempi supplementari, ecco, secondo la mia opinione. Cosa ne pensate? Grazie, ciao. Un saluto, ciao. L'Atalanta poteva fare di più, vabbè, poi alla fine non sarebbe stato un pareggio. A me ha sorpreso molto come l'Atalanta si è consegnata alla Juventus. Forse ha pesato tanto il gol iniziale che ha permesso alla Juve di fare la partita che sa fare, quindi in difesa. Però mi ha sorpreso come la qualità dell'Atalanta ieri non abbia prodotto quasi nulla, sia negli attaccanti che nei centrocampisti offensivi. Questo è un tema, perché poi forse con Leverkusen, che gioca un calcio più meno difensivo, con più spazi, magari c'è qualche chance in più. Però anche rispetto alla finale dell'Europa League, io devo dire, la vedo piuttosto male. Ecco, Riccardo, poi il telespettatore diceva ha sbagliato Allegri, ma se Allegri ha perso la pazienza, cosa avrebbe dovuto fare? Un Pioli? Cosa farà Pioli a questo punto? Beh, questo è un anno in cui gli allenatori sono tartassati. Pioli è stato tartassato dai tifosi e insomma anche da altre situazioni. Allegri sono anni che viene trattassato. A Napoli gli allenatori hanno avuto pessima vita in assoluto, perché comunque sembra sempre che sia colpa degli allenatori, poi dopo si va a vedere sono i giocatori che combinano i guai. Qualche volta anche i dirigenti, come nel caso del Milan, ma anche a Napoli De Laurentiis, che ha pensato di fare tutto da solo. Quindi bisogna stare attenti quando si fa sempre le colpe degli allenatori, perché poi ci sono anche altre componenti più importanti, tipo i giocatori, che devono darsi da fare. Certo è che Pioli insomma, non sta vivendo un momento felice, più o meno per le stesse ragioni per cui Allegri ha vissuto male per un anno, perché comunque non sta ottenendo i risultati che vuole. Però secondo me tra Pioli e Allegri c'è una bella differenza. Cioè, Allegri ha ottenuto quello che gli era ottenere, anche perché, se volevamo dire le cose come stavano, questa squadra non poteva andare al di là del quarto o quinto posto, secondo me neanche terzo. Il Milan partiva con altre prospettive, si era capito che non era una gran squadra, però tu non puoi arrivare a così tanto distacco dall'Inter se poi ti fai buttare fuori anche dalla Champions League in 4-4-8. Quindi di conseguenza il Milan aveva la chance di andare a fare la fine dell'Europa League e se l'era giocata male. Io credo che, ecco, quando le stagioni vanno in questo modo è giusto dare colpa un po' a tutti, non solo all'allenatore. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Chi parla? Buongiorno, sono Claudio da Villa D'Adda. Sì, buongiorno. Allora, partendo dal presupposto che Allegri sicuramente ha fatto quello che ha fatto, ma sicuramente anche per una tensione accumulata per tutto quello che c'è stato durante l'anno, sicuramente. E, oltretutto, vorrei anche aggiungere un'altra nota di cronaca, e non è poi tanto cronaca, perché è da 2 anni che oramai si parla comunque di Allegri, della Juve che non va e di qua e di là, ma degli episodi del VAR non se ne parla mai, perché ieri poi è stata l'ennesima conferma dove abbiamo visto tranquillamente un rigore nettissimo a favore della Juve, e che se ne dica, non se ne parla mai. Per non parlare poi dopo comunque di altri episodi, e questa storia comunque va avanti da 2 anni. Quindi vorrei dire, è vero tutto quello che è vero, dalla Juve, terzo posto, quarto posto, giocatori e questo e quant'altro, però se andiamo a analizzare un attimino un po' tutte le situazioni che sono successe alla Juve da qualche anno a questa parte, soprattutto con episodi al VAR non concessi, e qui mi viene in mente una frase famosa di Zazzaroni dove diceva che comunque il VAR sembra che sia stato creato per non far vincere la Juve, incomincio a crederci seriamente a questa affermazione fatta da Zazzaroni. Va bene, grazie, un saluto. Un po' lunga questa telefonata, poi magari facciamo interventi più brevi. Prego, Massimo. Io tornerei un attimo sulla questione del prossimo anno della Juve, perché poi bisogna capire da dove ripartire. Thiago Motta è un allenatore che propone propone gioco, lo fa però se ha a disposizione dei giocatori funzionali al suo gioco. Zirkzee, Ferguson, tanti sono esplosi quest'anno con lui. Bisogna capire un po' giunto lì cosa riesce a portare a casa, tenendo conto anche dei problemi, dei vincoli di bilancio, del fatto che la cassa non è mai piena quando devi far mercato in questo periodo. Telefonata, pronto? Buongiorno, sono Mauro da Milano. Buongiorno. Per quello che riguarda quello che ha fatto Allegri, non è che non mi interessa, non voglio neanche discutere, sono comportamenti a sé.
Volevo sapere invece per il mio Milan, siccome non sento un nome di un calciatore come si deve, conosciuto, bravo, soprattutto in attacco, mi auguro che venga Conte e si sposti con lui Lukaku, perché sinceramente non mi aspetto che arriva Lewandowski, Salah e Chiperessi per quei calciatori, perché è impossibile, però se viene Conte e si prende Lukaku, forse il Milan riesce a fare qualcosa e levare questo secondo posto a 20 punti. Per me è un secondo posto acquisito sul campo, ma vale veramente poco. Grazie. Va bene, un saluto, grazie. Beh, l'ipotesi Conte Lukaku, quanto la ritieni attendibile in percentuale, Riccardo? Conte magari può ancora avere qualche chance, su Lukaku escluderei. Io penso che Milan vada su altro tipo di giocatore, anche un giocatore che è minimo di futuro. Su Conte bisogna vedere, perché Conte ultimamente ha fatto sapere dal suo vice Stellini che risposta tutto pur di tornare in panchina. Vediamo un attimo, però anche lui è uno che comunque ha bisogno di giocatori adatti sia al suo carattere sia al suo modo di far giocare e sia alle sue voglie, quindi non è facile accontentarlo. No, certo, perché questo comporterebbe poi comunque però diciamo, però, che il nome di Conte stuzzica sempre per quello che si può portare dietro anche. Sì, tornando al discorso di Mauro, però direi è meglio avere prima il nome dell'allenatore e poi faccio il mercato, perché quando fai il mercato e poi non hai ancora scelto allenatore, non hai allenatore sicuro, devi essere certo che lo schema di gioco, il come anche le caratteristiche, anche il carattere. Ovviamente ci chiedono di Fonseca poi, no? Perché si accosta al Milan anche questo nome, Riccardo. Beh, se Fonseca adesso, come avete visto, ha fatto girare un sacco di nomi, prima c'era Consessao, andiamo su Fonseca. Fonseca è uno che conosce abbastanza il calcio italiano, io forse nel Milan punterei più su Consessao perché è più rassicurante. Su Fonseca va un po' al buio, anche se ha già fatto un'esperienza da noi. Certo è che sono allenatori con i quali rischi qualcosa, non hai delle certezze sulla loro caratura. E quindi sei sempre punto a capo, perché anche con Pioli hai rischiato, ti è andata bene, non è che ogni volta che rischi poi ti vada bene. Sentiamo le telefonate, pronto? Sì, ciao, sono Marco. Ciao. Volevo dire, secondo me ieri sera Allegri ha chiaramente esagerato, perché era mesi che è sotto pressione, l'Allegri out eccetera eccetera, però chiaramente insomma lui prende milioni di euro a stagione, quindi anche diciamo anche il dovere di essere un professionista, ecco, di comportarsi così. Poi alla fine un giudizio su di lui è molto difficile farlo, perché chiaramente si porta a casa un trofeo, però in 3 anni mi ha fatto vedere poco o niente, nonostante comunque una vera squadra migliore. Quindi secondo me adesso con Thiago Motta, non so, non credo mica che la Juventus sia subito pronta per vincere, ecco. Dopo di vedere il mercato, ma ci vorrà comunque pazienza ancora per vedere una Juve ai reati. Grazie. Grazie, un saluto. Ciao. Ne parliamo dopo la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, allora dobbiamo commentare l'ultima telefonata, quando chiamano dicono beh Allegri prende anche tanto e poi ha fatto tutto un discorso correlato, ma mi fermerei alla prima frase, cioè anche il compenso è anche proporzionato allo stress di un lavoro, questo in generale, no? Cioè lo metti ma in quello conto, non lo so, perché no? Poi quelli che poi solo l'esperienza, quelli che si devono salvare hanno lo stesso stress e prendono 600.000 euro, cioè hanno contratti molto più bassi, ecco, quindi no, non non era giustificato lo stress di Allegri? Ma cioè, lo stress è giustificato nel fatto che sono 3 mesi che gliene dicono di tutti i colori. Mm. E quando te ne dicono di tutti i colori per 3 mesi, poi puoi sbroccare, non lo devi fare nei modi in cui ha fatto, però lui la prima, fin quando ha tenuto la prima, cioè prima delle minacce a Vaciago, aveva cercato di tenere tutta l'attenzione. Beh, però anche sul campo, signori, con l'arbitro non è che la questione fosse proprio liscissima. Beh, però dai, aveva ragione sul rigore. Il rigore era solare. Non lo sentiamo, ecco, ora sì. C'è da dire che l'arbitro ha fatto di tutto per fare Allegri, ma penso anche i Juventini, perché c'era un rigore che era solare. Ho visto alcune situazioni anche di ammunizioni un po' dubbie, cioè francamente io sono rimasto stupito nel vedere l'operato dell'arbitro, perché secondo me c'era qualcosa che non mi tornava nel suo modo di fare, e poi ripeto, capita a tutti di sbagliare, però in maniera così costante mi è sembrato un po' eccessivo, quindi di conseguenza è chiaro che sbrocca l'allenatore
anche per fare vedere all'arbitro che deve lasciare una regolata. Sì, poi io credo che quello sia stato anche un modo per aiutare la squadra nel recupero. Alla fine ha perso 3 minuti di recupero con quella scena. È vero che quando ci sono allenatori di peso, di carattere così, l'arbitro Maresca va sempre un po' in tilt. Ce lo ricordiamo per Conte, no? Si era preso quella famosa frase: sei sempre tu Maresca. Capita spesso che gli succedano questi episodi. Poi arriva... Devo dire che era profetico se sempre tu Maresca, nei tempi da Conte, vuol dire che qui l'arbitro non è mai cambiato, quindi forse sono i capi degli arbitri che dovrebbero fare una valutazione su questo arbitro. Da casa, per Riccardo Signori, è Conte che non vuole il Milan o il Milan che non vuole Conte? Ma momentaneamente direi che è il Milan che prende tempo, perché per due ragioni. La prima, perché sa che mettendosi in casa Conte comunque crea una situazione nella quale tutto deve essere perfetto, e soprattutto deve essere perfetto anche il rapporto con Ibrahimovic. La seconda, perché Conte costa molto, nonostante abbia fatto dire al suo vice Stellini che si accontenta di meno e che non fa prendere i giocatori a prezzi esorbitanti. Poi è uno dei timori quando prendi Conte. Quindi direi che in questo momento è più il Milan in stand-by di quanto lo sia Conte. Conte, scrivono da casa, abbiamo imparato, ormai arriva bene, tutti galvanizzati, poi sappiamo la Juve, Inter, Chelsea, Tottenham, li critica sempre, si lascia male, sempre così. Ma è una costante, forse il posto dove si è lasciato meglio poi è stata l'Inter, perché con l'Inter si sono seduti a un tavolo, Conte ha detto: non mi state dando la rosa per fare il salto di qualità, io vado via. La società l'ha accettato, gli ha anche riconosciuto un compenso per aver valorizzato la squadra, però a parte quell'episodio lui una volta se n'è andato con la Juve nel mezzo del ritiro, a luglio, col Chelsea non si sono lasciati bene, col Tottenham pure peggio, quindi ha questa tendenza, come dicono, a spremere tutto da una squadra e poi a lasciarsi malamente dopo aver chiesto tutto ai giocatori. Ecco, poi da casa dicono: ma veramente Allegri, secondo me, quello con cui se l'è preso di più è Giuntoli, cosa ne dite? Lui dice che è felice di lasciare una squadra vincente, ma vedete che ce l'ha direttamente proprio sempre con lui. Beh, del resto Giuntoli era quello che doveva fargli la squadra. Cosa ha fatto per fargli la squadra? Ha preso Alcaraz, che ieri manco è entrato. Ha preso uno stopper che non si è mai visto perché era sempre infortunato, e ha preso Guea, che ieri è entrato negli ultimi 10 minuti. Questi erano gli sforzi che Giuntoli ha dato a Allegri. Fossi un allenatore anch'io mi sarei arrabbiato, perché dico: io sono la Juve, non sono che so io la Fiorentina, il Bologna, il Sassuolo, chi volete voi, il Cagliari. No, sono la Juve. Insomma, alla Juve pretendi qualcosa di più. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Poverino questo Allegri, che poi c'ha anche un anno pagato l'anno prossimo se viene escluso dalla Juve. Ma questa gente, tra giocatori che scommettono, poverini, che allenatori che dopo una stagione o due stagioni sono così... non so neanch'io come definirli, ma mandiamoli a lavorare sul serio. C'è gente che arriva a questo punto per 1.000 euro al mese, questi qua si guadagnano 7-8 milioni all'anno. Questo l'abbiamo detto, grazie. Anche quando non fa niente. Un saluto, grazie. Beh, certo, poi si tira fuori anche questa questione. Che non vale niente perché c'è qualcuno che glieli dà 8 milioni. Non è che c'è la gente che guadagna 1.000 euro al mese, ma c'è la gente che vale 8 milioni di euro perché il mondo dello spettacolo, il mondo del calcio gli porta 8 milioni di euro. Cioè, sono discorsi un po' senza senso. Che questi giocatori, e anche gli allenatori ovviamente, prendono tanto ma non danno per quanto, cioè quello che loro prendono non sarà mai rapportato a quello che loro ti danno. Questo è un discorso di fondo. Però siccome il calcio è business, non riescono a abbassare gli stipendi, perché penso che tutti i dirigenti sarebbero contentissimi di poter abbassare gli stipendi. Ma gli stipendi non si riescono a abbassare perché ci sono una serie di componenti che ti impediscono di abbassare lo stipendio. Se no prendi i giovani e giochi con le squadre giovanili, ma non vai da nessuna parte. Quindi
purtroppo è un discorso che io l'ho letto 50 anni fa, 60 anni fa, e continuo a leggerlo. Sì, non cambierà, dici tanto, nonostante tutto. Scrivono da casa, dicono: potete chiedere agli ospiti in studio cosa succederà dopo questo sfogo di Allegri. Secondo voi sarà più multa o sarà un esonero anticipato? Andrea. È una bella domanda, nel senso che gli scenari sono devo complessi. Dire, in passato abbiamo visto dei tentativi di licenziamento, poi però mai andati a buon fine, perché poi la giurisprudenza è abbastanza tutelativa. Può aver fatto un danno d'immagine alla Juve ieri sera? La Juve può contestargli il comportamento? Sicuramente sì. Però secondo me parliamo di multe e non di rescissioni di contratto, cioè non di possibili licenziamenti. Cioè, la Juve i 13 milioni l'anno prossimo non li risparmia, mettiamola così. Ecco, poi c'è praticamente una doppia cosa, cioè da una parte quello che è successo in campo, no? Quindi il referto dell'arbitro con la multa, con magari un'indagine, dall'altra, no? Dicevamo il comportamento, cioè, comportamento in generale con la società. Se è successo quello che è successo, tra l'altro quello è un reato, si chiamano minacce, sono perseguibili a querela. E non mi sembra che il direttore poi farà un passo indietro, a meno che con le scuse si voglia fermare, quello lo vedremo. Ci può stare una querela oppure ci sarà un accomodamento da parte della società. Per quanto riguarda quello che è successo sul campo, ci sarà una squalifica, ci potrebbe essere anche una squalifica del giudice sportivo anche per quello che è successo, non con Giuntoli, quello con Giuntoli proprio non conta niente, ma con il direttore del giornale, magari per comportamento c'è un tipo di comportamento per il quale ti possono anche dare qualcosa, una squalifica o una multa. Però penso che la squalifica vera sarà soltanto per quello che è successo in campo, per il resto esonero anticipato, perché comunque obiettivamente lo esoneri perché ha vinto, perché ha fatto quel casino con l'arbitro, no, perché ha fatto quel comportamento col giornalista, che è un comportamento molto negativo, beh lì ci sono altre forme, l'esonero, anche perché comunque l'esonero anticipato due giornate dal termine del campionato non ha nessun senso. Più che altro che siamo troppo a ridosso anche alla fine. Sì, ma poi non è neanche nello stile della Juve fare queste cose, cioè, ormai la stagione è finita, si comincerà a lavorare la stagione tra due settimane, quando finirà tutto, tra 10 giorni ormai, e poi si ripartirà appunto da Thiago Motta. Poi bisogna vedere, cioè tu dici non è nello stile della Juve, ma invece nello stile di Allegri fare così? Beh, Allegri caratterialmente nel corso degli anni della sua carriera qualche colpo di questo tipo l'ha fatto, spesso in chiave simpatica. C'era quella conferenza stampa in cui chiudeva il ciclo con la Juve, che diceva ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai, un po' colorito. Ieri è andato molto sopra le righe, però finirà che concluderà la stagione e poi se ne andrà. Ecco, da casa ci scrivono Riccardo e ci dicono: ma Allegri alcune cose ci è o ci fa, come si dice dalle mie parti? Sì, perché poi viene in mente che fosse anche pensata, ma... Sicuramente quella con giornalista non penso che fosse pensata, ha proprio sbroccato. Lì proprio... Bisogna capire qual è stata la chiave che l'ha fatto sbroccare così tanto, cioè... Perché siccome lui ha detto al direttore di Tutto Sport, voi scrivete solo quello che vi dice la società, ma io lo so, ti vengo sotto casa tua a farti vedere le cose, cioè, ti tiro per le orecchie, eccetera, eccetera. Quindi ci deve essere stata qualche cosa in particolare, particolarmente pesante, che l'ha fatto sbloccare. Perché se no lui è un carattere ribollente, diciamo pure livornese, eccetera. Però mediamente ha un comportamento nel quale sa barcamenarsi. Non tantissimo, ma io non ho mai visto arrivare a una situazione di questo genere. No, poi adesso dobbiamo chiudere, però notoriamente il momento della conferenza stampa è un po' al bilancio, dove sai che i giornalisti ti faranno le domande che i tifosi poi tiranno fuori. Ecco, quello è un tema, se gli concederanno l'onore finale, come fu 3 anni fa di una conferenza stampa in cui Andrea Agnelli lo ringraziava, gli dava la maglietta e tutto il resto, o seppure si chiude così, che all'ultima conferenza stampa, all'ultima di campionato, prima della partita, quella è l'ultima volta che parla. Su questo vedremo cosa succede. Vedremo. Intanto grazie Riccardo Signori, un saluto.
Buona serata a tutti. Buon pomeriggio anche a te, Massimo Scarinzi. Ciao, buon pomeriggio. E a tutti voi, ci vediamo domani alle 12.30. Ciao.